e poi deve cominciare, deve cominciare, anche se comincia qua è finita per tutti, è finita, se comincia qua un po' di riscossa, Dio mio, meraviglioso, questa era una terra meravigliosa, arrivo adesso, abbiamo fatto una manifestazione finta, speriamo che i giornali ci cadano, abbiamo messo un cartello lì all'Olivetti di Ivrea, perché siamo andati e sono rimasto, solitamente queste cose se non le vedi, non vedi questi enormi palazzi di vetro costruiti da Adriano Olivetti, non vedi queste persone che una volta facevano per la propria terra, per i propri operai, per la propria gente, delle cose meravigliose. E vedere un'azienda che era una delle migliori del mondo, insegnavamo l'informatica al mondo, da qua dove ci lavoravano 20.000 ingegneri, e vedere che non c'è rimasto più nulla. Bravo! È veramente incredibile. Così, così, in 15 anni, niente, entra questo signore svizzero, di nazionalità ormai svizzera, residente in Svizzera, De Benedetti, entra in un'azienda, come fanno oggi tutti i capitali d'industria, entrano in aziende, le scoprono all'interno e lasciano dei cadaveri, degli enormi cadaveri, e questa è una città. Che vive di pendolarismo, giovani ce ne sono pochi, e i centri chiudono in tutte le città, non solo questa, entrano solo dubbi e ansie, io giro, sto girando tutta l'Italia, è incredibile quello che vedo, è incredibile, i centri svuotati, siamo in un'emergenza totale, non si può più aspettare, signore, non si può più aspettare, adesso passa questo treno e se non lo prendiamo non lo so cosa potrà succedere in questo paese. Sto andando anche in città più grandi di queste, più di nome, Firenze, Roma, Milano, vedo la Caritas andare a mangiare gli italiani, mica più gli extracomunitari, ho parlato con i senegalesi dicono venite da noi, noi siamo in vetta ripresa, ma veramente, ho visto un cinese che mi ha abbracciato a Prato, ma non ce la faccio neanche più io, mi tocca chiudere l'esercizio, si svuotano i centri, si aprono supermercati e la vita sta scomparendo, e vedendo queste cose qua mi viene un cuore, sono pieno di biglietti nel camper, biglietti di casi umani, adesso uno mi ha dato un altro biglietto, ce l'ho qua, non vi racconto, sono tutti casi umani che non si possono neanche lasciare indietro, nessuno deve rimanere più indietro, siamo in un'emergenza pazzesca e questi qui sono in televisione che zoppano da un talk show all'altro a prenderci per il culo, a dire che hanno la soluzione dei problemi. Sta venendo giù il paese, sta venendo giù il paese come un castello di carte e questi parlano di cazzate e oggi abbiamo questo Rigor Mortis detto l'esorcista Monti che dà il burro che dà del cornuto all'asino e dice che Berlusconi è un cialtrone perché ha lasciato uno sfacelo e chi l'ha tenuto su un anno questo qua? Il cialtrone, sono due cialtroni che si parlano, sono due cialtroni che dicono tutto il contrario di tutto, uno ti dà lui l'IMU in contanti che li dà in contanti dell'anno prima, te li mette lì con un set di pentole, le federe, ma il nano dovrebbe dare indietro invece quello che ci spetterebbe allo Stato italiano per aver preso gratuitamente tre concessioni televisive dal PD quando è entrato nel mondo televisivo, dovrebbe darci indietro il 30%, non lì. E questi stanno creando delle soluzioni ai problemi che hanno creato loro, di antipolitica non si parla più. Non si parla più di antipolitica, perché sono diventati loro l'antipolitica. Sentire il PDL che dice non vogliamo dei condannati nelle nostre liste è fantastico. E noi chi cazzo ci mettono se non ci mettono i condannati? E sentire questa gente qui che dice tutto il contrario di tutto. Siamo in emergenza, signori, un'emergenza, vi dovrei dare un segnale forte adesso. E il segnale forte è mandarli a casa tutti, tutti immediatamente. Bisogna respirare, mandarli a casa e prima di mandarli a casa però abbiamo diritto a un piccolo spunto digitale, perlomeno sullo schermo, non direttamente in faccia, uno spunto, una rivalsa.
prima che vadano via con i loro elicotteri e vanno a prendersi i soldi nei paradisi fiscali, prima abbiamo diritto a un piccolo controllo fiscale sui loro redditi, come hanno fatto il redditometro su di noi, noi faremo un politometro su di loro. Siamo già pronti. Si tratta di mettere insieme dei dati con dei software, sono tutti ingegneri informatici qua. Allora andiamo a prendere il patrimonio del politico quando è entrato in politica 20 anni fa. Prendiamo il patrimonio del politico adesso, il 27, quando uscirà, e vediamo se nel percorso politico quanto hanno guadagnato, e se il dato non è... Bene, prenderemo gli appositi provvedimenti, interverrà la magistratura e ci riprenderemo quello che ci spetta, quello che hanno depredato, quello che hanno preso, derubato il popolo italiano, i loro loft, i conti all'estero, le loro torri, le loro province. Andremo a prenderci tutto, come abbiamo fatto col Movimento 5 Stelle a Parma. Non vi dico niente che non abbiamo fatto a Parma. È entrato il Movimento 5 Stelle, ha trovato un comune disastrato, 950 milioni di debiti, bene. Il Comune 5 Stelle si è costituito parte civile, la magistratura ha aperto un'inchiesta e 15 giorni fa l'ex sindaco della giunta precedente è stato arrestato e sono stati trattati bene per 3 milioni e mezzo. Vi dico solo quello che sta succedendo. Non sono qui a raccontarvi la solita storia per il voto. Non mi interessa mica venire qua, vi dico quello che il movimento, questa idea che non so che cos'è. Non so neanche cosa sia diventata questa roba qui, lo capiremo fra 10 anni, io non lo so. So che non è neanche più un movimento, è una comunità, è diventata una comunità. Io sono andato a far benzina qui a Ivrea e allora c'è qui, quello del distributore mi ha regalato un pieno, mi ha fatto il pieno, gli ho dato dei pasticcini e un prosciutto. Poi quello che ci controlla le gomme, ecco un salame, vado a dormire da amici, a mangiare in casa di altri amici. Siamo diventati una comunità, ci diamo una mano uno con l'altro, tutti quelli che lavorano con me sono ingegneri, lui è un ingegnere, ha preso l'aspettativa della sua azienda per fare l'upload, è Salvatore, salva, che ci sta mettendo in onda, ci sta mettendo in streaming, in tutto il mondo, in questa maniera, ci guardano tutti gli emigrati, c'è un'altra Italia all'estero che ci sta guardando qua. E arrivano messaggi attraverso questo piccolo strumento che questa gente non conosce, che sono toccanti. Tutti i nostri, un milione e mezzo di giovani che hanno lasciato questo paese, tutta gente con due coglioni così, che ci scrivono, state facendo un miracolo, e se fate un miracolo torniamo tutti a casa, e tornano gli ingegneri della Rivetti, torneranno gli ingegneri dell'Ansaldo, della Fiat. Ma Dio mio, è il segnale che dobbiamo dare, questo segnale, e l'Italia deve diventare una comunità, immediatamente, darci una mano uno con l'altro, se no non ne usciamo. Non pensate di delegare 100 persone da mettere in Parlamento del Movimento, non cambieremo nulla, ma se ognuno di voi si dà da fare come faccio io cosa faccio? Io ero un comico, vi ricordate quando queste piazze qua? Dio che ricordi, quando le riempivo a pagamento, Dio. Non fatemici pensare. Però, ecco l'8 per 1000. Adesso la crisi prende anche loro, il loro amministratore delegato ha dato le dimissioni, adesso lo tengono in ostaggio a Castel Gandolfo, delle dimissioni, perché anche la Chiesa sta crollando tutto, le grandi aziende, il pensiero, è la rete che fa crollare tutto. Io sono acceso una miccia. È la rete che sta cambiando l'Africa, il Maghreb, la Francia, la Spagna, sta cambiando tutto. Entrano direttamente i cittadini, bypassano i media che sono tutti collusi. Noi abbiamo questo strumento qua, che non è colluso, è la verità, quello che va avviene. Ecco perché non vedete mai un politico in piazza o sulla rete, vanno in televisione a prenderci per il culo, non vengono a fare i dibattiti qua. Bravo! Bravo! Io voglio cambiare. Abbiamo bisogno di un'idea nuova, non solo sostituire il 20% della politica, non ci interessa, è un'idea di cosa produrre, cosa non produrre, il lavoro, dobbiamo immediatamente però fare una cosa, immediata, subito, per non far morire le persone. Guarda che arrivo dal Sulcis, arrivo da questi posti qua, dalla Sardegna, dalla Sicilia, la gente è
è incredibile, sta attiva in macchina. Ma io non ce la faccio più a vedere. Bisogna immediatamente salvare chi perde il lavoro, chi non ha lavoro, chi vive con 300 euro al mese. Facciamo un reddito di cittadinanza immediatamente. Un reddito di cittadinanza non è un sogno, è in tutto il nord Europa. Un reddito di cittadinanza ti dà modo di sopravvivere e non accettare qualsiasi lavoro. Il lavoro, questa parola che è diventata ossessionante. Il lavoro, dammi il lavoro, non c'è il lavoro. Il lavoro non deve essere tutta la tua vita, il lavoro è una parte importante della tua vita, ma non tutta la tua vita. E mentre noi siamo a dibattere di cazzate del 3%, dello spending review, dello spread, nei giornali tedeschi stanno in questo momento discutendo 30 ore lavorative, 30 ore. Noi vogliamo andare oltre, in 30 anni arriveremo a 20 ore settimanali. Allora dobbiamo creare meno lavoro ma per tutti, è il solito discorso, produciamo cazzate, è questo il sistema che è imploso. Se guardate il PIL, un terzo del PIL è fatto di cose fatte con il lavoro, ma sono cose che crollano. Un altro terzo è fatto con il lavoro per riparare le cose che crollano. Allora un terzo del lavoro serve al nostro PIL, un terzo. Allora bisogna, l'economia, cosa fare, cosa non fare. Voglio una politica a 20 anni, a 30 anni, non voglio due legislature, voglio due generazioni. La politica deve guardare avanti di 30 anni, voglio un'energia diversa, passare dal petrolio alle rinnovabili. Ci mettiamo 20-25 anni, partiamo subito, produrre con meno energia, meno materiali, meno lavoro. E allora, e questi di che cosa parlano? Allora un reddito, bisogna salvare subito le persone. E allora quando ho detto questa cosa qua del reddito di cittadinanza, Gargamella è venuto fuori e ha detto: questo qui è pazzo, mi danno del pazzo, mi attaccano me, la mia famiglia, i miei figli, loro. Sono terrorizzati. Su Repubblica mi fanno dei titoli: un giorno sono nazista, fascista, poi adesso sono comunista, odio le donne, omofobo, odio i gay. Ogni giorno ce n'hanno una. Repubblica tre giorni fa. Repubblica, che è il giornale di quest'uomo che è andato in Svizzera, che ha rovinato questa azienda, teniamocelo sempre presente questo nome qua. E guarda, e questo De Benedetti dovrebbe essere interdetto andare nell'università a insegnare il lavoro, dovrebbe essere interdetto andare dentro a parlare di lavoro e di etica. Bravo! Ci sono i soldi, dove prende i soldi? I titoli della, che sono un anarchico, che sono, mi dicono di tutto. Addirittura hanno scritto che io voglio convincere Al-Qaeda di bombardare il Parlamento italiano. Ma lo capisco. Mi sono arrivate quante? 540.000 mail. Dai, forza, convinci. No, sono pazzi, sono terrorizzati. Si stanno coagulando tutti contro di noi. Noi siamo diventati il nemico. Noi siamo il nemico dell'Europa, perché siamo la controindicazione di questa Europa fasulla. Noi vogliamo ridiscutere tutti gli accordi, ci mettiamo lì, contratti di agricoltura, andiamo a vedere perché i nostri contadini muoiono, e un terzo del bilancio dell'Unione Europea, cioè dei nostri soldi, va alle multinazionali, va alle grandi cooperative, non al contadino. Vogliamo discutere perché si buttano via le arance siciliane e si prendono quelle di Tunisi, oppure vogliamo discutere perché un contadino deve prendere 1.800 euro ad ettaro perché ci rimette a coltivare la terra, metterci i pannelli, oppure cambiare vigna, piantare vigne francesi nel nostro suolo con il miglior vino del mondo. Allora, e voglio sapere perché i pescatori devono usare le reti dell'Unione Europea lì già con la maglia larga, che devono comprare, pescare i gamberetti. Io voglio ridiscutere la Bolkestein, questo lavoro. Arrivo il lavoro, la Bolkestein, l'appalto del subappalto, e poi il lavoro sporco lo fa la cooperativa rumena o la cooperativa polacca, vai poi in Romania, e il lavoro sporco non lo fanno i rumeni, lo fanno i georgiani. Vai in Georgia, lo fanno gli ucraini. Vai in Ucraina, lo fanno i tagiki. Vai in tagiki, lo fanno quelli del Bangladesh. Vai in Bangladesh e dicono: cazzo, siamo gli ultimi. E c'è questo appiattimento della schiavitù verso il basso. Questo non è lavoro. No, io arrivo dal sud, ci sono i minatori dentro un buco che non vogliono uscire, probabilmente vorranno morire lì, vogliono la dignità del lavoro. Ma che lavoro è? Che cos'è il lavoro? Scavare carbone di terza categoria, di terza scelta, a
così, mi fai prendere una laurea, il master, il triennio, e poi devi andare via, perché se sta qua il lavoro di un laureato è andare in un call center a 600 euro al mese. Questo non è lavoro, che ci vanno i figli della Fornero a fare questi lavori. Il lavoro, stai a casa, non muori. 1.000 euro al mese, 3 anni. Andremo noi a fare lo Stato, i cittadini si riappropriano dello Stato. Negli uffici di collocamento ci sarà la rete, ci saranno amministratori corretti, onesti, che ti offriranno 3 lavori. E se non accetti 3 lavori perdi il sussidio, come in Germania, come in Olanda. Vogliamo un paese normale, non vogliamo grandi cose. Ma questa gente qui ha paura, ha paura. È arrivato Schulz. Schulz è la prima, il presidente del Parlamento europeo, la prima cosa che ha detto, questo movimento 5 Stelle con questo ex comico che si nasconde dietro la rete, questo qua che fanno e applicano una democrazia non tradizionale. Ora che un tedesco mi dica e parli di democrazia non tradizionale, io mi tocco i coglioni. Perché non devono darci consigli sulla democrazia. E poi la democrazia non ha bisogno di sostantivi dopo. Non è, la democrazia non è né tradizionale né non tradizionale. La democrazia è democrazia o è un'altra cosa, e da noi è un'altra cosa. Guardate che io sono sempre lo stesso, non sono un leader politico. Dico queste cose da 25 anni. Io venivo in queste zone, vi ricordate quando volevano fare nella piana di Ivrea, come si chiamava quel progetto pazzesco? Mediapolis, vi ricordate? Sono venuto a Ivrea, vi ricordate? Bene, abbiamo fatto un po' di casino, sono stato, c'è un processo, c'è una denuncia. Mi ricordo anche Porcellino, l'ingegner Porcellino si chiamava, me lo ricordo. E l'abbiamo bloccato, è stato bloccato questo processo devastante di un parco a tema in una piana meravigliosa. Io ho sempre fatto così, non c'era il movimento, non, ero così io. Andavo a dare una mano perché mi divertivo, sono curioso, poi sono così di carattere. Prendevo una macchina che consumava 1,5 litri 100 km 10 anni fa e la portavo davanti ai cancelli a Torino della Fiat e dicevo: perché non fate una macchina così? Perché sennò fra 10 anni chiudete, no? Ma i sindacati, mi ha preso anche per il culo i sindacati, CGL, CISL e UIL, che sono i corresponsabili insieme ai partiti del disastro che ha fatto questo paese. Ecco, lo sapete benissimo, diciamo delle cose ovvie, no? Ma io facevo così, parlavo della Parmara 2 anni prima che fallisse, ma sarebbe bastato una telecamera, averci uno strumento così come Salvatore. Bastava 3 minuti di telegiornale per avvisare la gente di non investire nella Parma. Lo sapevano tutti, non ero io un chiaroveggente, solo che io non ero corrotto, non ero sui libri paga di questa gente qua, di Tanzi. Non ero nei libri paga perché non avevano offerto un cazzo a me, perché se mi offrivano qualcosa. Facevo anche lo sconto, sono di Genova. Allora, ho preso il premio nel 2005, Orae Europeo del Time, ve lo devo dire, non per megalomania, ma sono andato a Londra a prendere il premio, c'era un bono degli U2, c'era Nelson Mandela. Cioè, che mi ha visto a me Nelson Mandela? Ha detto: Beppe, Nelson, come mai qui? Cioè, ero scioccato. E allora ho sempre fatto questo, prendevo 2 azioni, andavo dentro la Telecom, 2 volte ci sono andato dentro la Telecom a gridare l'orrore di questa grande azienda comprata a debito, data da D'Alema Colandino, comprata a debito di 50 miliardi di debito, e spolpata di tutto, non c'è rimasto, è come l'Olivetti, non ci rimane più niente, lasciano il debito, si portano via i dividendi, spolpano tutto quello che c'è dentro, piccole industrie, cose, parco macchine, immobili, si sono mangiati tutto, e siamo 28esimi come velocità di download, non c'è neanche, qui si parla di fare la TAV, sono andato ieri alla TAV, cazzo, c'è quel formaggio lì, maledetti della valle, c'è un formaggio qua da 2 giorni, bene, trovano 2,2 miliardi, hanno fatto un buco di 7 metri, spendono 90 mila euro al giorno, è costato 54 milioni di euro il progetto, ha fatto un buco di 7 metri,
sanno benissimo che non lo faranno mai. Non ci sono 22 miliardi per fare un buco, non ci sono neanche miliardi per mettere il camion su un treno super veloce, perché è un ossimoro un camion su un treno. Il treno ad alta velocità è una palla, è una grande palla. Metti il camion sul treno, il treno pesa 3 volte, consuma 5 volte, e la manutenzione dell'alta velocità non riescono a farla neanche i tedeschi. Non ce la fanno, ha detto non facciamo più alta velocità, non possiamo mantenerla. Ma Dio mio, le merci non vanno dove il treno è più veloce, le merci vanno dove costa meno il trasporto. E oggi Cina e India hanno ridotto di 2 punti il PIL, pensano al mercato interno. Io arrivo da Genova, metà porto è vuoto, metà contanno sono vuoti, metà camion che girano sono vuoti, e questi vogliono spendere miliardi, miliardi per mettere dei camion vuoti sul treno. Ma che cazzo, allora, ma se non va neanche il cellulare qui, maledetti, nel regno dove è stata creata l'informatica, siamo così, con questi manager, andavo lì a gridare a Tronchetti Provera, non veniva, perché quando li guardi in faccia, che non hai niente da perdere, quindi non sei schierato con nessuno, abbassano lo sguardo, se ne vanno, non ha mai voluto incontrare. Mi ha telefonato una volta, perché ci potremmo vedere così, io le do la mia versione dei fatti. Ho detto, no, io non la guardo, non la vedo, se vuol scrivere qualcosa me la mandi, la pubblichiamo sul blog e vediamo che commenti avrà. E non si è mai più sentito, è gente così vigliata, però se ne vanno con 100, 120 milioni di euro. E allora, mentre noi stiamo parlando qua in Svizzera, stanno facendo un referendum con la Chiesa, Stanno facendo un referendum per ridurre la forbice tra amministratori delegati e operaio impiegati, che oggi in Italia è da 150 volte l'operaio a 1500 volte l'operaio. È incredibile, Fiat e Unicredit hanno gli amministratori delegati, guadagnano 1500 volte la paga del loro operaio o del loro impiegato. Ma è incredibile. Allora questa tenaglia, questa forbice, abbassiamo 12 volte, non 1500 volte. Poi gli azionisti votano l'amministratore delegato, l'amministratore una volta all'anno, voto online, elettronico, i piccoli azionisti votano ogni anno se riconfermare o licenziare la D, e i bonus, i premi devono essere votati dagli azionisti e dai piccoli azionisti. Guardate che il futuro è questo. Il piccolo azionista che va dentro il consiglio di amministrazione, l'operaio che va dentro la proprietà dell'azienda. Non abbiamo più bisogno di sindacati, abbiamo bisogno di essere compartecipi, perché le aziende sono di chi ci lavora, porca puttana. E allora, ma non sono discorsi sovietici, succede negli Stati Uniti e in Germania. E allora queste cose qui, dobbiamo ripensare tutto. Il reddito di cittadinanza serve, e i soldi che mi dicono dove fai demagogia, dove li prendi? Cioè, siamo pieni di soldi, sì, i soldi, sono pieni, siamo pieni. Guardate che io sono andato a parlare dentro il più grande scandalo mai della storia di questo paese, e mai avrei mai pensato che fosse così occultato da questi giornali vergognosi. Ma veramente, sono andato, ho comprato 3 azioni nel Monte dei Paschi, sono andato a Siena, avevo 3 azioni, è crollato il titolo, ho perso 32 euro, mi sono incazzato, sono andato là a rivendicare. Poi entro lì a Siena alle 6 del mattino, fino alle 8, dovevo essere quello a parlare per primo come azionista. Ho visto decine, centinaia di impiegati alla banca, con gli occhi gonfi, cosa c'è? Ma la prima tranche, 4.000, li mandano a casa. Abbiamo perso anche il TFR, perché l'abbiamo investito la liquidazione in azioni della nostra società, ci hanno convinto, noi abbiamo preso le azioni a 5 euro e adesso valgono 0,22. Guardavo gli azionisti con gli occhi gonfi, anche loro abbiamo perso tutto il risparmio, i piccoli azionisti non contano. Gli unici tranquilli era il consiglio di amministrazione, dove c'era seduto Profumo, dove dicevano, Presidente, vuole gasata l'acqua o semplice? La gasata o semplice? Io mi sono messo la camicia, la cravatta,
Sono entrato con toni molto modesti, perché mi riprendono sempre nelle televisioni o sui giornali, non ho mai una foto normale. Io sono sempre, mi fanno la foto così e poi sotto c'è, affidereste il paese a uno così? No?